Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione di Milano Pavia News. Nevica in maniera anche forte da questa mattina in gran parte della provincia di Pavia, soprattutto in Bassa Lomellina e in Oltrepò Pavese, mentre invece alcune località sembrano per il momento essere risparmiate dal maltempo. Va anche detto però che la neve si sta intensificando negli ultimi minuti e allora andiamo a collegarci subito con Voghera, con Ermanno Bidone che ci racconta che cosa è successo e che cosa sta succedendo nelle zone più colpite. Ermanno, a te la linea. Buongiorno Paolo, buongiorno ai telespettatori. Come dici, sta nevicando copiosamente un po' su tutto l'Oltrepò Pavese e non solo dalle prime ore di questa mattina, particolarmente colpito l'Oltrepò Pavese, come dicevamo, ma anche la bassa Lomellina con il Ticino che ha fatto un po' da barriera ideale dalle precipitazioni oltre il fiume Azzurro, sono diventate a carattere più piovoso, anche se proprio negli ultimi minuti si sta imbiancando lievemente anche Vigevano, mentre le precipitazioni sul capoluogo a Pavia rimangono di carattere più piovoso con accumuli leggeri o del tutto inesistenti. In queste immagini che state vedendo appunto siamo a Rivanazzano Terme alcune minuti fa e poi la strada del Penice, la 461 ex statale del Penice che conduce a Voghera, dove ci troviamo in questo momento, dove sta nevicando copiosamente, accumuli piuttosto importanti da questa mattina sull'Oltrepò Pavese, in particolare come dicevamo anche di 10-15 centimetri e in pianura e mano a mano più importanti che si sale di quota oltre 400-500 metri, peraltro questa neve si aggiunge a quella caduta già nella giornata di mercoledì, disagi inevitabili per la viabilità nonostante abbiamo visto in azione diversi mezzi spartineve, spargisale della provincia e dei comuni, specie appunto nella fascia collinare montana, la viabilità, in particolare quella secondaria, ma non solo, in alcuni tratti è davvero in condizioni critiche, peraltro si sono registrate proprio nelle ultime ore in relazione alla nevicata dell'altro ieri, anche polemiche, in particolare per quanto riguarda l'Alta Valtidone e l'Alto Oltrepò, che come sapete è divisa tra le province di Piacenza e Pavia. Diversi utenti social hanno fatto notare la differenza appunto nella manutenzione, così sostenevano appunto tra le due province e le due regioni. In mattinata si sono registrati anche diverse uscite di strada, alcuni incidenti, in particolare due addirittura a Confienza, uno attorno alle 10 e uno attorno alle 11, entrambi non gravi, mentre a Mede alle 10:10 si è reso necessario l'intervento della polizia locale, dei vigili del fuoco ed è stato allertato anche l'elisoccorso per l'uscita di strada di un mezzo pesante, uscita di strada attorno alle 10:30 per un'auto anche a Rivanazzano Terme e alcuni minuti più tardi a Torre Beretti. E questa è la situazione, quindi una viabilità che è piuttosto critica mentre continua appunto a nevicare copiosamente con ci spostiamo ora sulla situazione in tempo reale qui a Voghera, se è possibile vederla, vi mostriamo appunto Piazza del Duomo, come potete vedere sta nevicando in maniera abbastanza importante e sembra che non abbia, che non voglia per nulla smettere. A te la linea. Grazie Ermanno e purtroppo questa mattina una donna è morta in Lomellina a causa di un incidente avvenuto in un'azienda agricola. L'episodio attorno alle 10 in località Cascina Cantalupa nelle campagne tra Mede e Gambarana. Sul posto è stato immediato l'intervento dei soccorsi, con l'allerta anche del soccorso d'Alessandria. Tutto però si sarebbe rivelato inutile. La vittima sarebbe una donna di 78 anni anche se l'identificazione ancora non è stata confermata.
armata. La donna sarebbe stata appunto rimasta schiacciata da un trattore. Sul posto, oltre ai medici del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale di Mede. Veniamo adesso a occuparci delle restrizioni previste per il periodo di Natale. Ieri sera la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alcune conferme, altre invece sono novità annunciate proprio ieri sera. Per fare il punto ci colleghiamo con Milano, dove invece non sta nevicando al momento, dove c'è Benedetta Maffioli. Buongiorno Benedetta. Sì, buongiorno Paolo, qui non nevica, c'è solo una forte pioggia. Comunque, come dicevi, ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM che entra in vigore oggi e varrà fino al 15 di gennaio con le misure restrittive che limiteranno il periodo natalizio. E dobbiamo dire che nonostante il pressing delle regioni, a Roma ha prevalso la linea del rigore. Infatti vediamo nello specifico cosa cambierà con questo nuovo DPCM. Dobbiamo dire che fino al 21 di dicembre sostanzialmente la situazione rimane praticamente la stessa, infatti varrà il meccanismo dei colori in base agli indici di rischio per le diverse regioni e questo appunto secondo il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, se i dati confermeranno il buon andamento dell'ultimo periodo, la Lombardia già dall'11 di dicembre potrebbe passare in zona gialla e così bar e ristoranti potrebbero riaprire fino alle 18 e garantire quindi almeno il pranzo. Invece poi la stretta arriva dal 21 di dicembre fino al 6 di gennaio, quando ci saranno soprattutto delle restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti. Per quanto riguarda gli spostamenti attraverso proprio le regioni, infatti anche se le regioni si trovano nella zona gialla non ci si potrà spostarsi e quindi non si potrà neanche raggiungere la seconda casa se la seconda casa è in una regione diversa da quella di residenza. E ci sarà un'ulteriore stretta questa stretta per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, dove lo spostamento sarà vietato anche al di fuori del proprio comune. Decisione questa che in realtà ha fatto infuriare le regioni e soprattutto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. E se la regia è d'accordo, io manderei appunto le immagini della conferenza stampa di ieri di Fontana, dove appunto ha espresso la speranza che questo divieto venga eliminato al più presto. Abbiamo quindi ribadito come questa scelta sia una scelta che sicuramente crea delle situazioni di difficoltà a tanti cittadini che si vedono nella impossibilità di andare a trovare i propri parenti, di incontrare magari i nonni o i genitori anziani, che crea un differente modo di comportamento fra le grandi città e i piccoli comuni. Esistono situazioni di parenti che sono divisi da una linea di confine che si trovano magari a 500 metri di distanza. È una situazione che noi ritenevamo di dover rivalutare. Non abbiamo potuto evidentemente entrare nel merito. Il Presidente Conte ha detto che valuterà l'approvazione di FAQ che diano un'interpretazione lasca, ma io credo che questi fatti rischino di creare confusione. Ho quindi proposto al Presidente Conte di creare un percorso privilegiato, pur rendendomi conto del fatto che in questo periodo il lavoro del Parlamento è molto pieno di attività, di creare un percorso privilegiato o magari utilizzando anche delle situazioni tipo inserirlo in qualche provvedimento come emendamento, allo scopo di modificare questo decreto legge, proprio perché si debba eliminare questa che ritengo una sostanziale e ingiustificata limitazione della vita dei nostri cittadini. Può
abbiamo appena ascoltato le parole del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nella conferenza stampa di ieri, e invece oggi il presidente ha anche detto che è preoccupato che ci possa essere un rischio esodo proprio nel weekend del 19 e del 20, giorni in cui dovrebbero appunto entrare in vigore le misure più restrittive che limitano gli spostamenti tra le regioni, ed è preoccupato appunto che si verifichi un esodo come quello che è successo nel weekend del 7 e dell'8 marzo, di chi appunto ha preso i treni, gli aerei e tutto quanto per raggiungere le regioni del sud Italia, e ha detto che questa volta, essendo preparati, essendo appunto consapevoli della possibilità, bisogna essere più pronti a diciamo fermare questo possibile esodo. Comunque Paolo, andando avanti con le misure presenti nel nuovo DPCM, dobbiamo dire che rimane anche il coprifuoco che sarà valido tutti i giorni dalle 22 fino alle 5 del mattino, con anche un'ulteriore restrizione e restringimento di orario per quanto riguarda la giornata e la serata di Capodanno. Infatti entrerà in vigore alle 22 del 31 sera e sarà valido fino alle 7 dell'1 di gennaio, proprio per evitare che si facciano i classici cenoni da Capodanno. Per quanto riguarda invece bar e ristoranti, se ci si trova in zona gialla, questi potranno riaprire fino alle 18, quindi garantendo anche il pranzo, orario dopo il quale però potranno diciamo garantire solamente con l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limite d'orario. Però anche una novità rispetto a quanto si vociferava inizialmente è che ristoranti e bar potranno rimanere aperti nella giornata di Natale, Santo Stefano, dell'1 e del 6 di gennaio. Inoltre, per quanto riguarda la messa di mezzanotte di Natale, sarà anticipata alle 20, gli impianti sciistici potranno riaprire dal 7 di gennaio e i negozi potranno rimanere aperti fino alle 21. Ultimo il capitolo scuole, le scuole e quindi anche le superiori potranno riaprire, quindi gli studenti potranno ritornare in classe con la didattica in presenza solo dal 7 di gennaio. Ti ridò la linea, Paolo. Grazie Benedetta, e intanto però continua la protesta di alcune categorie di lavoratori. Ieri pomeriggio a Palazzo Lombardia la protesta dei lavoratori dello spettacolo, che si sentono esclusi da tutti gli aiuti previsti sia dal governo che dalla regione. Di nuovo in piazza per denunciare la situazione disperata in cui vivono in questo periodo i lavoratori dello spettacolo. Fonici, musicisti, attori, sarte di scena si sono trovate sotto Palazzo della Regione in occasione dell'audizione della Commissione Lavoro e Cultura voluta da PD e 5 Stelle per chiedere all'assessore Bruno Galli sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo. Fondamentalmente stiamo chiedendo un aiuto economico, quindi un reddito di 1000 euro una tantum, in questo momento, che si va a accumulare agli altri aiuti economici che abbiamo già preso dallo Stato. Poi stiamo chiedendo di aprire un osservatorio regionale sui lavoratori dello spettacolo in modo da monitorare la situazione all'attuale momento. E stiamo anche cercando di chiedere di aprire uno sportello occupazionale in modo da agevolare i lavoratori dello spettacolo a creare la propria assunzione e insomma essere in un certo senso anche gestendosi questo lato importante dell'occupazionale. Sono tanti proclami, ma in realtà i soldi, se vengono dati, sono stati dati solo alle imprese. Quella piccola fetta di lavoratori che forse saranno beneficiari con un bonus di 1000 euro sono quelli a partita IVA. Ma noi siamo qua a chiedere un reddito di sostegno che integri quei pochi soldi che lo Stato ha dato fino adesso ai lavoratori dello spettacolo, con un assegno che arrivi ad arrivare a 1000 euro al mese per tutta questa platea, che in Lombardia siamo sulle 50.000 lavoratori. Tra i settori più colpiti dalla crisi economica causata dall'emergenza sanitaria, molti lavoratori sono oggi allo stremo. Sono mesi molto difficili perché il lavoro da marzo è stato quasi azzerato per noi lavoratori dello spettacolo, i bonus hanno escluso purtroppo la maggior parte dei lavoratori dello spettacolo ancora, e quindi la Regione Lombardia è una regione che allora, rispetto ad altre non ha comunque stanziato niente a livello regionale per noi. E quindi siamo qui a chiedere spiegazioni e a chiedere che la cultura venga salvata con i suoi lavoratori e lavoratrici. E alcuni aspettano ancora da mesi gli aiuti dal governo.
Io personalmente mi tocca fare altri lavori, trovarmi lavori in nero per poter campare, per poter pagarmi le bollette, per sbarcare la giornata, insomma. Questo è quanto. Gli aiuti che ho avuto sono stati 1800 euro per marzo, aprile, maggio, che però mi sono arrivati dopo 8 mesi. Questa per noi è la situazione. Per quanto riguarda me personalmente, il decreto agosto e il decreto ristori non mi è arrivato ancora niente. Questa è la situazione che ho personalmente. Molti miei colleghi sono nelle mie stesse identiche condizioni. Ho avuto il bonus per marzo, aprile, maggio, dopodiché nessun fondo è stato più erogato, nonostante noi ne abbiamo assolutamente diritto, ci confrontiamo regolarmente con gli altri tecnici. Ciò nonostante non ci arriva nessuna risposta, né dalla mia INPS territoriale del posto di residenza, che è Grosseto, né da INPS Milano, nonostante abbiamo avuto degli incontri. Il centralino dell'INPS ne sanno quanto è noi, INPS risponde, ci dice di aspettare, noi aspettiamo, però abbiamo avuto 1800 euro e non abbiamo più un soldo. Il Comune di Milano creerà una piattaforma per consentire alle attività locali di effettuare vendite online. In Consiglio Comunale nel tardo pomeriggio di ieri ha approvato la proposta dell'esponente di Fratelli d'Italia, Andrea Mascaretti. L'idea è che il Comune si attivi per aiutare i negozi di vicinato, senza investimenti da parte loro, per la promozione, l'accessibilità e l'eventuale logistica per la vendita dei loro prodotti, anche collaborando con i principali soggetti di ricerca e promozione e in accordo con le associazioni di categoria interessate. Facciamo il punto ora sull'andamento della pandemia. Torniamo a collegarci con Benedetta Maffioli. Benedetta, te la linea. Sì Paolo, continua il trend positivo per quanto riguarda la situazione epidemiologica in Lombardia e dicevamo prima appunto che se i dati continueranno così, entro l'11 di dicembre la Lombardia dovrebbe tornare zona gialla. Fa strano dire questo proprio nel giorno in cui ieri si è registrato il record di morti per quanto riguarda la seconda ondata. Infatti, secondo il bollettino di Regione Lombardia emanato ieri, era appunto 347 persone decedute a causa del coronavirus e sono in tutto 22.626 dall'inizio dell'epidemia ad oggi. Però per quanto riguarda invece i nuovi positivi sono 3.751, di cui questi 358 debolmente positivi, a fronte di 36.271 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per quindi una percentuale di positivi sui tamponi effettuati che si aggira al 10,3%. Migliorano però e continuano a calare i ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti normali. Sono infatti meno 19 in terapia intensiva per un totale di 836 e sono meno 197 quelli in terapia intensiva per un totale di 7.025. Aumentano fortunatamente anche i guariti dimessi con più 3.869 nelle ultime 24 ore. I contagi nuovi positivi per quanto riguarda Milano sono 1.311 in più nella città di Milano in provincia e invece sono 495 in più solo in Milano città. Rimangono più o meno anche altre province come Varese con 454, con Brescia 269, Monza e Brianza 323, Como più 457 e Pavia più 299. Ti restituisco la linea, Paolo. Grazie Benedetta e ora passiamo invece a un focus sulla provincia di Pavia, sulla situazione ospedaliera soprattutto perché questa è stata una settimana dove si sono viste delle riduzioni che cominciano a essere importanti del numero dei ricoveranti. Torniamo a collegarci con Ermanno Bidone. Ermanno, a te. Sì Paolo, nonostante la cautela inevitabile da parte delle autorità sanitarie che ancora per così dire faticano a indicare quello che sta accadendo come un trend consolidato ed è ovviamente comprensibile, il dato su questo in questa seconda settimana in cui si osserva una lieve riduzione dei contagi, scusate, dei pazienti ricoverati, ma continua, è appunto la situazione che vi abbiamo descritto anche nelle scorse edizioni. Anche oggi i dati relativi per esempio al Policlinico San Matteo, che ci sono
appena stati comunicati, parlano di un'ulteriore riduzione della pressione per quanto riguarda appunto i pazienti Covid positivi ricoverati. Ieri erano 202 in totale al Policlinico Pavese, oggi sono 196, 6 in meno, si riduce leggermente la pressione anche sulle terapie intensive del San Matteo, che passano da 47 a 45 persone gravi ricoverate. Sostanzialmente stabili i reparti di degenza ordinaria e i numeri di coloro che necessitano di assistenza respiratoria. Nelle ultime 24 ore, sempre parlando del San Matteo, che è ovviamente uno dei centri principali, non solo a livello provinciale, che si occupa di fronteggiare questa emergenza, si sono rilevati 2 decessi, 12 pazienti sono stati dimessi e 5 sono stati i nuovi ricoveri. Sempre al San Matteo, in una settimana, facendo riferimento anche a quanto diceva prima la collega Benedetta per quanto riguarda i decessi, sono stati appunto 12 solo in questa settimana, quindi numeri decisamente importanti e che purtroppo non accennano a calare. I contagi sono stati appunto ieri 299, in rialzo rispetto al giorno precedente quando erano stati 187, e questo è un dato, se volete, statistico, ma che comunque fa capire l'importanza di questa situazione. Da inizio pandemia nella provincia di Pavia si sono superati 20.000 contagi, sono 20.291. A te la linea. Grazie Ermanno, passiamo alle altre notizie e cominciamo da nuovi lavori pubblici previsti per sistemare le strade del centro storico di Pavia. Poco più di 1 milione di euro per sistemare la pavimentazione in centro storico a Pavia. L'amministrazione del Mezza Barba ha messo in campo importanti risorse economiche per riqualificare acciottolati, porfidi e graniti. Obiettivo: ripristinare i punti ora asfaltati e andare a sistemare tratti di strada completamente ammalorati. La somma stanziata è di 1 milione e 200 mila euro circa, con un primo lotto di interventi da poco meno di 800 mila euro. Il tempo dei lavori stimato di 4 mesi. Carmine, via Mascheroni e non solo, sono diversi cantieri pianificati dal settore dei lavori pubblici del comune. Il quadro di interventi prevede la riqualificazione delle principali arterie del centro, Strada Nuova, Corso Mazzini, Piazza Italia e via Roma. Sono numerose le zone attenzionate da Palazzo Saglio. È stato messo in campo, come evidenziato dagli uffici, un piano mirato per restituire la sicurezza a strade in condizioni piuttosto critiche. Si tratta del frutto di un lungo lavoro di mappatura di vie e marciapiedi effettuato nei mesi scorsi, che ha permesso di individuare una scala di criticità su cui intervenire, dando la precedenza massima agli asfalti martoriati dalle buche. E c'è una notazione positiva in questo 2020, sono poche, quindi teniamocela cara: sono diminuite le rapine in banca. Secondo gli esperti non si tratta soltanto di una conseguenza del lockdown, in parte anche perché le banche spesso sono rimaste aperte, seppur con modalità particolari, ma molto ha influito anche alcune stratagemmi di prevenzione. Complice il lockdown, ma soprattutto le misure di prevenzione, nei primi 9 mesi del 2020 diminuiscono le rapine nelle banche lombarde. A dirlo l'ABI, l'Associazione degli Istituti di Credito, che nell'ultimo rapporto Banche e Sicurezza 2020 dell'Osservatorio Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria ha registrato un calo delle rapine negli istituti di credito della Lombardia del 69,4%, 11 colpi messi in atto nei primi mesi del 2020 rispetto ai 36 dello stesso periodo dell'anno scorso, un calo anche più alto della media nazionale che si aggira intorno al 56,4%, con 92 colpi compiuti allo sportello rispetto ai 211 dei primi 9 mesi del 2019, e a calare anche l'indice di rischio, cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli, che è passato dall'1,1 allo 0,5 a livello nazionale e dall'1,5
1,1 allo 0,3 in Lombardia, ma se si guarda ancora più indietro il calo è ancora più sorprendente. In Italia tra il 2007 e il 2019 infatti le rapine allo sportello sono diminuite del 92%, passando dalle 3.364 del 2007 alle 272 del 2019. In tema di sicurezza, ha detto il direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini, si stanno ottenendo risultati molto importanti dopo ingenti e continui investimenti delle banche anche in sicurezza e con la sempre più stretta collaborazione e il continuo scambio di dati e informazioni tra banche, istituzioni e forze dell'ordine. La pandemia in atto, ha anche evidenziato il direttore centrale della Polizia Criminale Rizzi, ha imposto un cambio di passo. Le forze di polizia hanno saputo cogliere senza riserve questa nuova sfida, individuando le nuove tendenze e i modelli criminali emergenti. Per quanto riguarda i numeri della Lombardia, i ben 8 province, Monza, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Sondrio e Pavia, non si è registrato nessun colpo in banca, mentre l'anno scorso queste erano soltanto 3, Sondrio, Cremona e Lecco. Milano invece segna il record in negativo, da sola infatti vale più della metà dei colpi di tutta la Lombardia tra gennaio e settembre, 7 sugli 11 totali, rispetto però ai 18 sui 36 totali dello stesso periodo del 2019. Tra questi, il colpo più riuscito dell'anno è quello del 3 novembre scorso alla banca Credit Agricole in piazza d'Ascoli, dove i malviventi sono riusciti ad entrare nell'istituto di credito passando per le fognature, per poi prendere in ostaggio i dipendenti, svuotare le cassette di sicurezza e fuggire indisturbati da dove erano venuti, facendo perdere le proprie tracce. Prima di chiudere vi segnalo un articolo sul sito internet della Repubblica. Lo studio della Bicocca, un algoritmo per stabilire chi potrà fare per primo il vaccino contro il Covid, è basato su uno studio statistico e consentirebbe alle regioni di organizzare le priorità della campagna di prevenzione. Ben inteso che comunque i primi saranno medici, personale sanitario, ma poi per stabilire a chi dare la precedenza nella vaccinazione al Covid, la Bicocca propone su questo studio basato su vari parametri. Vedremo se quindi il governo e o le regioni vorranno acquisire questo importante parere. Ci fermiamo qui, io vi ricordo alle 17 l'appuntamento con Maria Rosa Aurelio e a Tu per Tu con, poi alle 18 linee attualità e quindi telegiornali della sera. Buon proseguimento di giornata.